Sempre le stesse notizie, sempre le stesse cose. Però sei qua. Sei qua a guardare il sottoscritto con questi occhiali ridicoli che cerca di parlarti di Todibo e di Copmainers. Ciao ragazzi, bentornati. Buon venerdì a tutti quanti voi. Buon venerdì d'agosto, il primo venerdì d'agosto, il 2 di agosto. Come state? Mi auguro bene. Io sono qua in Sardegna e un po' di sole l'ho preso. Ho questi occhiali appositamente per quello. Come state? Mi auguro bene. Allora, argomenti di punta, ovviamente mercato, ovviamente i due colpi principali, due colpi principi, Todibo e Kop. Voglio parlarvi di quel che vuol fare la Juventus, poi vedremo se succederà, se tutto andrà a buon fine, perché questo è un altro problema. Però la Juventus ci sta lavorando affinché le cose vadano a buon fine. Sta chiudendo anche partnership economiche importanti, che sono soldi in più, che non guastano. In tutto il marasma mercataro non guastano. Allora, come state? Bene? Quando andate in ferie? Siete già andati? Vi state godendo l'agosto in città, tranquillo? Ditemi la vostra sotto nei commenti, anche su quello che sto per dirvi in questo canale. Vi invito a iscrivervi. Oh, raga, mancano 1300 qualcosa alle iscrizioni. Raga, sto cazzo di bottone argentato lo metto lì dietro e fa gola a tanti che magari ex giocatori dicono: no, ma quello c'ha 100.000 iscritti, vado da lui, faccio il contenuto, ci divertiamo, coinvolgo gli iscritti maggiormente, sarà molto più semplice fare un sacco di roba. Quindi iscrivetevi, like al video per spingere questo singolo video nell'algoritmo, nel mar di YouTube, e ovviamente commentate perché mi date dei feedback diretti su quello che sto per dirvi, che sono la cosa che a me più importa in assoluto. Poi c'è l'iscrizione e poi c'è il like, ovviamente. Se vedo un video con 2000 views, che sono poche per quello che è il mio standard, ma con commenti di qualità, sono contento lo stesso. Per cui mi baso su un'analisi qualitativa del canale, mi raccomando. Anche analisi critiche che fanno pensare il sottoscritto, limate le mie opinioni, limatele. Allora, parliamo subito di mercato. Il mercato è un po' incasinato della Juventus, ve l'ho spiegato ieri, qualcuno poi ci ha capito fischi per fiaschi, ovviamente, ma vi ho detto, Giuntoli arriva qua, è vero che va misurato sulle difficoltà, sulle cose impossibili da fare, però ha fatto già un mercato importante in entrata, basandoci su quelle che sono le potenzialità di fuoco della Juventus. Poi c'è un mercato in uscita da fare che non dipende solamente da lui, perché quei giocatori che abbiamo in questo momento hanno poco appeal per tantissime ragioni. Però misureremo anche il talento in uscita del dottor Cristiano Giuntoli. Insomma, secondo me farà anche bene lì. Qualcosa di bene l'ha già fatto, però dettagli. Ognuno ha la sua, sui giovani, non giovani, vendere su Le. Io su Le è l'unico che avrei tenuto tra tutti, ve lo dico già. Su Le, anche Chiesa, potessi tenerlo, potessi convincerlo, però c'è un problema. Che rapporto ha col gruppo, che rapporto ha con la dirigenza, non lo so. Secondo me c'è qualcosa che non quadra, perché altrimenti la questione di Chiesa sarebbe molto banale da scegliere, ragazzi. Vai e cerchi il rinnovo a tutti i costi perché il giocatore è forte, però qual è il rapporto che ha con la tifoseria? Quanto è integro fisicamente? Quanto bene sta col gruppo? Sono queste le domande da porsi. Se a queste domande rispondi bene, 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 non vedo ostacoli per il rinnovo, anche magari qualcosina in più rispetto a quanto gli si è dato fino a ieri. Eppure invece c'è qualche resistenza, quindi qualcosa che non quadra c'è da questi punti di vista. Però dettagli. La notizia vera è che a quanto pare gli agenti di Todibo hanno fatto una call con Giuntoli. Però Giuntoli ha spiegato loro: signori, noi, Todibo, gran giocatore, serve come il pane a questa Juventus, partner di Bremer, totale. Lo prendiamo poi, però lo vogliamo con prestito con obbligo di riscatto. Se non vogliamo l'obbligo immediato da contabilizzare subito, l'obbligo condizionale a certe condizioni. Facili da raggiungere, non troppo insormontabili, non complicate. Questo è quello che vogliamo. Ma inizia a dice,
però signori, io voglio che lo contabilizziate subito come cessione, cioè nel senso io lo vendo e voglio subito i soldi. Promessi che me li date l'anno prossimo, non è un problema, però li voglio contabilizzare oggi. È là che si gioca la partita vera. L'obbligo condizionato o l'obbligo. Fine. E quindi c'è tanto lavoro lì, tanta diplomazia tra gli agenti del ragazzo, eccetera. Però ci sono segnali positivi e quindi secondo me si potrebbe ottenere questo balla di obbligo condizionato, balla lo dico in galese, sarebbe questo benedetto prestito con l'obbligo condizionato a certe condizioni che non obbliga la Juventus a contabilizzarlo subito a bilancio per questo bilancio, ma ti fai il prestito oneroso quest'anno, lo metti a bilancio quest'anno e poi l'obbligo di riscatto condizionato l'anno prossimo. È lì che si gioca la partita, ragazzi. Avete visto quando parliamo di la trattativa e i dettagli? Ecco, questi sono i dettagli delle trattative. I dettagli che spesso fanno saltare le trattative. E quindi, dettaglio mica trascurabile, ma potrebbe essere risolvibile. Aspettiamo con una certa tranquillità. E anche questo potrebbe chiudersi. Coppa Mariners. Qua c'è tanta gente che dice no, 60 milioni sono troppi, no è troppo, prendiamo altro e tutto quello che vi pare. Ma vi racconto la cronaca. Coop ha già discusso e concordato. Già discusso e concordato le condizioni personali con la Juve. Cioè non è che è tutto improvvisato, no? Ma ben da 3 mesi fa la Juve ha concordato le sue condizioni con la Juve, eccetera. Contratto fino al 2029, stipendio da 4 milioni e mezzo, lo sapete tutti. Però ora la Juve è pronta a rilanciare quell'offerta a 50 milioni più bonus, a quanto pare. Ora, cosa serve per chiudere questa operazione? L'intercessione del santo Tone Kopmeiners. Tone Kopmeiners. E lui, ragazzi, che deve dire, signori, voglio andare via. C'è un'offerta che è congrua. Non è vicino ai 60, ma cioè non sono i 60, ma è molto vicino ai 60. Accettatela, vi prego. A quel punto, secondo me, precassi con i soldi, come direbbero i marchettari, show me the money, quando gli fai vedere i soldi, cambia tutto. Però deve arrivare quell'offerta, 45 più bonus era la prima interlocutoria per dire signori, noi ci siamo, mandiamo un segnale. È questo che voglio vedere adesso. L'affondo finale su questi due giocatori, perché è lì che si gioca tanto la credibilità nella costruzione della Juve del futuro, la Juve di Giuntoli. Cioè Giuntoli si gioca tanto in costruzione. E poi ragazzi serve anche il lavoro sulle gestioni, ma quello è un altro discorso, perché andrà a eventualmente a inficiare sugli esterni. Però Todibo, perché è prestito con obbligo di riscatto l'anno prossimo, con te, insomma bilancio l'anno prossimo, prestito oneroso quest'anno ma obbligo. Coop lo voglio subito, tanti esercizi come al solito, 4, 3, quel che è, ma lo prendiamo subito, serve questo, questi due. Ce la giochiamo là ragazzi, ce la giochiamo là. Io vi mando un forte abbraccio, ci vediamo in spiaggia, all'ora di pranzo, aggiornamenti, pensieri, opinioni sparse, vi mando un forte abbraccio belli. Si suda qua, tanto, 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 tanto. Ciao belli.